Buongiorno a tutti ragazzi, 70esima puntata, entriamo nel nostro mondo. Sì? Cosa succede? Raga, per un attimo sono morto, che cacchio era successo? Tutto nero vedevo. Allora, oggi termineremo la farm di Blaze. Però vorrei fare una cosa, vorrei cambiare piccone. Prendo questo qui con tocco di velluto, perché sono sicuro che sbaglierò a piazzare dei blocchi di vetro. Sono sicurissimo, quindi evitiamo di fare danno e pigliamoci questo bel picconcino. Le ossa io non le voglio, non so per quale motivo. Anche questa cacchio di blocco di verruche, via, non le voglio il blocco di verruche. Siamo pronti? Siamo pronti e andiamo. Allora, dobbiamo risolvere e fissare questi problemi di buchi. Qua ci sono dei buchi e io voglio aggiustarli. L'unico modo per farlo correttamente è rompere questo. Meno male che abbiamo tocco di velluto, raga. Vabbè, alcuni li perdiamo comunque, perché se voi pensate che io mi butti lì sotto per prenderli, avete proprio sbagliato di grosso, guarda. Ah, non l'ho detto, ma penso che l'abbiate intuito. Oggi non c'è Alice. È a fare commissioni. Anche qui faccio la stessa cosa. È a fare delle commissioni molto importanti. E io chi sono per non registrare da solo? Assolutamente nessuno. Chiudiamo tutto qui. Chiudiamo tutto lì. Ovviamente non arrivo lì sotto e dovrò fare... Dai, ce la faremo. La cosa bella è che poi avremo combustibile praticamente infinito e anche una farm di esperienza. Ok. Tutto finito? Adesso, cosa molto importante, questo qui è il centro, giusto? Dobbiamo andare giù di 4. Però è rischioso quello che sto facendo. Mamma mia. Allora, innanzitutto piazziamo una torcia qui. Allora, andiamo giù di 4. Quindi 1. Mamma mia. 2. Non lo devo fare, non lo devo fare. Non devo fare così, raga. Non devo fare così. Devo fare. Allora, 2. 3. E 4. Perfetto, perfetto. Non cado nel vuoto. Oddio. Ah, vabbè, ma qua ce n'è ancora. Posso scavare quanto voglio. Adesso devo farmi uno spaziettino. Devo rompere un po'. Ah, potrei già iniziare a mettere la lava. Dopo mettiamo la lava. Tanto abbiamo già qua i nostri bellissimi secchiettini. No, però questo ci mette troppo tempo. Vabbè, è pur sempre di diamante. No, raga, è troppo lento. È troppo lento. Devo andare a prendere l'altro. Andiamo a prendere l'altro piccone, perché questo è lento come poche cose al mondo. Tanto tocco di velluto adesso non ci servirà più. Scambiamolo, via. Beh, diciamo che leggermente, ma un pelino più veloce. Mamma mia, raga, in 3 secondi. Sì, ma qui non è molto... Qua è un po' pericoloso, È un po' pericoloso. Io chiudo. No, perché... Pericoloso, raga. Ma io perché sto chiudendo, tra l'altro, con questa... Io non devo chiudere lì. Io posso chiudere... qui direttamente. Usiamo direttamente gli stessi mattoni. Ok, chiudiamo così. Stavo già per dire, raga, ma sto buco è il centro. Vedete un po' voi. Secondo voi può bastare? No, no, lo facciamo ancora più grande. Non vedo niente, raga, non vedo niente. Spero di finire prima che arrivi Alice, in modo che possa apprezzare appieno questa bellissima farm. Più che altro spero che funzioni. Oddio, raga, mi è passato dietro l'orecchio una freccia infuocata. Oh mamma, qua cado, qua cado, qua cado. Devo chiudere qui. Sì, ma dai, è sufficiente, sufficientemente grande. Ok, perfetto. Adesso, quasi finito, Qui ci facciamo una scala per salire. Intanto dobbiamo fare una... Facciamo una cosa, intanto. Allora, facciamo 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Mi sa che devo scendere ancora, sapete, forse. 1, 2, 1, 2 e 3. Poi mettiamo una slabettina qui, tattica. Ah, no, no, va bene, va bene, va benissimo. Poi qui ci mettiamo un blocco provvisorio. Prendiamo il barile, ce lo piazziamo qui.
Questo qui puoi andare a farti fottere. E poi prendiamo una tramoggia, che non so perché ne ho prese due, ma in realtà ne basta una, perché poi cadranno tutti qua. Sono un cretino, sono assolutamente un cretino, vedete? Io adesso spero e mi auguro che mi basti poi il vetro, perché devo mettere la lava, devo metterla ora la lava, devo necessariamente metterla ora, però prima di mettere la lava devo chiudere tutto. Quindi perderò la scala e pazienza, poi troverò un altro modo per farla. Oddio, raga, mi serve altro vetro. Mi serve altro vetro. Oh, ma questo che ci fa qui? Oh! Chiudo un attimo. Cosa ci fa qui? Da dove è arrivato? Sì, dai. So che tu sei molto pericoloso. Via. Non mi ha dato niente? Bene. Prendiamoci tutto il vetro. 24 blocchi, raga. Chiudiamo. No! Non devo assolutamente sbagliare. Ragazzi. Raga. Avete visto, vero? Avete visto? Avete visto quanto ho rischiato? Mio figlio poteva morire! Raga, non. Cioè, se sbaglio a piazzare i blocchi sono fottuto. Perché non ho abbastanza vetro. Basta. Ma perché siete così violenti? La violenza fa male. Bisogna volersi bene. Mamma mia, mi mancano. Ok, ce la faccio. Ce la faccio. Sono chiuso. Sparatemi pure. Sparatemi pure. Non mi farete niente. Non mi farete niente. Perfetto. Allora, siamo pronti a mettere la lava? Non sono assolutamente pronto, ma va fatto. Allora, facciamo una cosa. Per ricordarmi che il centro è quello, io ci piazzo un blocco diverso, perché altrimenti io sbaglio, lo so già. Mi conosco, raga. Sono un distrattone. Quindi, iniziamo a mettere la lava qui. Molto, molto bene. Poi, andiamo un pochettino più. Oh! Più in qua. Mettiamo la lava lì. Bene, molto bene. Poi spostiamoci e la mettiamo qui. Molto, 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 molto bene. Poi la piazziamo dall'altra parte ed eccola qua. Ora andiamo qui al centro, facilmente riconoscibile, e sfasciamo tutto il resto. Via. Ora voi direte, ma tu come esci? E io vi dico, come esco? Non lo so. Oddio, meno male che non mi sono bruciato! Oddio! Oddio, come faccio? Come ho fatto a non bruciare? Come ho fatto a non bruciarmi, raga? È incredibile. Ok, adesso posso terminare con il vetro, che tra l'altro mi servono soltanto gli ultimi tre pezzi. Uno, due, tre. No! Però no, così non lo possiamo chiudere. Me ne servirebbero 3, 6, 9, 10, 11. E io ovviamente ne ho solo 6. Lo lascerò aperto. Pazienza. È meno. È bru più brutto, ma pazienza. Da qui io mi farei una bella scala per passare. Quindi. Così la farei. Però la farei da 3. La farei un po' più imperiale, un po' più importante. Facciamo così. Poi facciamo così. Poi facciamo cosa? Oddio, dove sono sbucato? Fuori, perfetto. Perfetto! Ovviamente poi ci facciamo anche il contornino, eh. Uno, due e tre. Oh, raga, non ci credo! Ma raga, ma è incredibile, ho preso proprio il punto perfetto. Non so se avete capito. Voglio chiudere qua per essere più sicuro. Spero però di non creare disagio se mi appiccico così alla farm. Non è un problema, vero? Piacerebbe anche coprire tutto con il vetro poi, una volta che avrò tanto vetro. Bene, raga, allora adesso c'è la parte più importante di tutte, c'ho un'ansia. Perché allora, qui è tutto completo, qui è perfetto, però il problema è che sopra, adesso io innanzitutto devo uccidere quello. Questo è poco ma sicuro. Poi devo uccidere anche quell'altro. Bene, che non è morto. Ora morirà. Ok, perfetto. Adesso devo salire sopra perché devo togliere tutte quelle maledette torce. Ma ho paura. Io non, anzi, non ho paura. Io ho tanta paura, che è diverso. È diverso. Facciamo una scala mini provvisoria. Iniziamo a morire di paura, ho paura, Maria, ho paura. Allora, qua mi devo chiudere. Qua mi devo chiudere.
è inutile anche soltanto dire il contrario. Qua bisogna chiudersi. Che qua mi... Ecco, mamma mia, mamma mia! Lo sapevo che prima o poi mi avrebbero beccato, eh. Cioè, era plausibile. Chiudiamoci, chiudiamoci qui dentro. Perché sennò non possiamo lavorare in tranquillità. Bene. Chiudiamo qui, chiudiamo lì, chiudiamo là e parapampa, papapà. Sono tranquillo? No! Va comunque meglio di prima? Sì. No, raga, ho dimenticato di togliere un blocco. Io scendo qua, mi faccio una scala, così poi salgo. Allora, prendiamoci questa. Tu vai qui, così non succede niente di brutto. E tu vai qui. Così la scala per salire... Oh, madonna, ho sbagliato. Così non salgo. Così non salgo. Beh, salgo di qua. Oddio, non... Oddio, ho sbagliato. Non so neanche fare una scala. Non so neanche fare una scala. Perfetto, dai, così dovrei salvarmi. Ok, siamo pronti? No, non sono per niente pronto. C'ho paura. Io direi di fare prima la parte dietro. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Eccolo quel blocco che devo togliere. Oddio. Iniziano ad uscire. Qui è pericoloso. Facciamo prima la parte dietro. Quindi questo qui lo togliamo, togliamo. Dobbiamo togliere tutto. Cioè è inutile, raga, stare qui a parlare con le farfalle. Qua bisogna togliere tutto. Ora inizieranno ad uscire tutti quanti. Oh mamma mia, sto sentendo rumori molesti. Brutti e cattivi. Oh mamma mia. Facciamo quelli lontani che sono i più pericolosi. Mamma mia che paura, bruttissima. La paura è brutta e cattiva. Così, facciamo così. Se cadiamo nella lava diventiamo noi... Oddio, mi devo grattare il naso. Che paura, che paura. Devo mangiare. Perché non stanno uscendo più? Ma io perché non sto zitto? Dio, Dio. Ok, sei morto. Mio Dio. Ok, raga, per voi è normale questa cosa. Per me no, ho paura. Quindi devo fare piano piano. Via, 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 via. Meno male che c'ho questo efficienza 80.000. Ok, saliamo. Raga, abbiamo terminato. Oddio. Oddio, fermi, fermi, fermi. No, 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 non mi fate del male. Non mi fate del male. Io sono vostro. Ah! Ah! Oddio, raga, oddio, oddio, sto morendo, sto morendo. Voi dite, perché non chiudi con questo, con quello che hai? Io devo per forza chiudere con la pietra, perché sennò non sono contento. Infatti adesso io riaprirò tutto e richiuderò con la pietra. Ehi tu, bastoncino, vieni qui. Ok, non ci... Ah, qua c'è un errorino, eh. Avevo dimenticato quello. Così. Vai via, vai via! Ok, raga, devo solo aggiustare questi, non che serva, però... Cioè, le cose o le facciamo bene o non le facciamo, no? Ok, togliamo tutto da qua. Ok. Grattamento. Ora dove vado? Oddio. Se cado ora... Dai, rompi? Ma perché non si rompe? Madonna, raga, vediamo se funziona. Oddio, raga, sta funzionando la mia farm! Fatemi mangiare, fatemi mangiare. Non ho ancora finito di decorare. Le decorazioni sono importanti. Fammi togliere quel blocco brutto e fastidioso. Ok, raga, ufficialmente farm completata. Vediamo se funziona. Ma vediamo se funziona. Noi ci mettiamo qui e iniziamo a pestarli a legnate, raga. Non ci credo, non ci credo. Farm ufficialmente. Guardate i livelli. Ero al 16 un secondo fa. Ora sono al 17. E questa ce la prendiamo. Vediamo quanto. Adesso mi fermo qui. Pauso qui mentre mangio. Vediamo quanta roba arriva. Però li vedo un po' bloccatini lì sopra. Non scendono giù. Come mai? Raga, mi sa che c'è un errore. Perché non scendono giù sti cretini? Ma raga, non scendono giù però. Ah, ora scendono. Oddio. Perché io sento i rumori. Io i rumori li sento, quindi teoricamente loro sono qua sopra. Ma guarda quanti ce ne sono qua sopra, perché non scendono? Raga, ve lo giuro, è pieno zeppo. Non so se sentite il rumore, raga. È insana questa cosa. Comunque i livelli vanno, che è una meraviglia.
Perché me le ha divise queste qua? Va bene. Va bene, raga, sono soddisfatto perché è riuscita la farm, però non capisco per quale motivo qui rimangano tutti. Guarda, rimangono tutti lì, non so perché. Perché non scendete giù, amici? Va bene, ragazzi, io direi che il video può finire qua. Adesso io mi metto un attimo in pausa, vedo quanti ne arrivano. E poi vi faccio sapere nella prossima puntata con Alice, che vediamo che cosa ha da dire. Spero che le piaccia, perché tutto questo qui l'ho fatto principalmente per lei, che mi aveva chiesto queste verze per fare le sue pozioni. Poi ovviamente anche io mi prendo l'esperienza che male non fa. Va bene, raga, fatemi sapere se il video vi è piaciuto, lasciate tantissimi like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e noi ci vediamo domani con una nuova puntata di Minecraft. Ciao, raga. Lascia un commento, metti mi piace, cosa ti costa dai che sei capace. Mirko Alice Game, se il video ti è piaciuto lascia un commento e iscriviti al canale. La giornata è la coppia che scoppia, sono come noi, la vita di coppia vissuta dai oi. La coppia che scoppia è un'esplosione, Mirko ed Alice dentro il nostro cuore.